Oggi andremo a vedere le skin più belle votate nel Supercell Make. Infatti il team di Brawl Stars ha organizzato una nuova campagna per il Brawler Nita. E le skin vincitrici, quindi quelle più belle e quelle più votate, avranno la possibilità di essere aggiunte all'interno del gioco. Attenzione, perché all'interno del negozio c'è un pacchetto reazione epica a 39 gemme. Sono troppo curioso di scoprire quale sarà la reazione epica, ma intanto voi, se non l'avete ancora fatto, inserite il codice Kazu KAZU ogni volta che andate a ricaricare le gemme oppure shoppate le offerte. Grazie mille a tutti quelli che lo fanno. Andiamo a vedere questa reazione. Qual è? Solamente una, ed è quella lì di Nita, il segno del destino. Partiamo dalla primissima skin, ovvero Nita turista, ed eccola qui in tutto il suo splendore. Questa skin, compreso questo orso, è stata votata già più di 1000 volte. Eh sì, e a tutti gli effetti una turista, perché anche la macchina fotografica e anche il sorsetto alla macchina fotografica. L'idea di base mi piace davvero tantissimo. Ovviamente outfit estivo, l'orsetto con gli occhiali e lei con il cappello. Però la skin in sé non è che mi faccia impazzire. Commentate qui sotto e fatemi sapere cosa ne pensate. Prossima skin, Nita mostro marino, che è una finalista, quasi 15.000 voti, ed è davvero fantastica. Guardate qui, ovviamente ci sta benissimo con il trio Leon Squalo e Jessie da spiaggia. Mamma mia, questa sì che è una skin fantastica. Andiamo subitissimo ad analizzare il modello 3D, e questa seriamente si merita di essere introdotta su Brawl Stars. Guardate l'orso, ma aspettate un attimo, l'orso che cavolo di animale è diventato? Signor Bruce? Sì, perché l'orso di Nita si chiama Bruce. Ma ok, ha qualche stella marina e qualche alga ancora addosso, ma non riesco a capire che animale è. Troppo bella questa skin, e anche strapiena di dettagli. E a primo impatto mi viene subito da dire che può essere introdotta, anche perché il cappellino che ha è molto simile a quello della skin di Leon Squalo, anche se in questo caso abbiamo capito che non è uno squalo. Oh sì, questa volta siamo diventati romantici. Ma quello che mi fa ridere tantissimo è l'orso. Guardate qui, ma come cavolo si è vestito. Questa, oltre ad essere bella, è anche super divertente. Secondo me non costerebbe neanche tanto come skin. Per me, se la introducono, non la metteranno a più di 30 o 50 gemme, perché alla fine è molto molto semplice, ma super ad impatto. E poi vorrei farvi notare l'orso con la rosa in bocca e con questi occhiali neri. Questa volta si ritorna al tema super estivo. Spolicio da più non posso, perché vi presento Nita Castello di Sabbia. È davvero fantastica. E qui hanno fatto anche una simulazione con questa skin all'interno del gioco e anche nella home del gioco. Molto molto carina. Infatti ha praticamente un castello di sabbia al posto del cappello, classica conchiglia. E poi di qua c'è l'orso, che ha praticamente dietro di sé altri castelli con la paletta. Super super originale, molto articolata. Tra l'altro vorrei farvi notare quanto è bello l'orso con il costumino e l'asciugamano sulla spalla. Troppo troppo bella anche questa qui. Ma sul sito non sono presenti solamente skin di Nita, perché appunto Supercell ha organizzato un bel po' di concorsi, e tra le varie skin troviamo anche Gelindo Arcivescovo. Ma come cavolo ha fatto ad avere quest'idea? Ma tra l'altro è bellissima sta skin. E anche questa qui è stata una delle finaliste quando c'è stato il concorso per Gelindo. Quindi abbiamo la skin di un brawler versione sacerdote. Questo qui dovrebbe essere la Bibbia o il Vangelo di Brawl Stars. Ma che cavolo c'è qui? Una specie di nuvoletta. E poi non so se ci avete fatto caso, ma sul cappello del vescovo abbiamo il logo di Brawl Stars, perché lui ovviamente deve pregare al dio di Brawl Stars per trovare un brawler leggendario. Ok, devo essere sincero, le altre erano divertenti, ma questa qui le batte tutte.
Da dietro sembra Babbo Natale però. E a proposito di Natale, anche se questo qui non è il periodo migliore, abbiamo anche Gelindo Pupazzo di Neve. Qui ci fa vedere tutto il progetto della creazione, addirittura ci sono anche le reazioni. E tra l'altro ci fa vedere anche il suo attacco e la sua super. Ed eccolo qui in versione 3D. Vabbè, ha praticamente un mega albero di Natale come se fosse un cappello. Anche questa qui molto carina, tra l'altro il naso che è una carota ovviamente, perché è un pupazzo di neve. E vi presento il carissimo Bo Maya, un antico guerriero Maya, e dalla sua descrizione c'è scritto che il suo potere viene dal dio Kukulkan. Questa sì che è una skin fighissima! Guardate qui il cappello di Bo! No, 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 questa qui la voglio assolutamente all'interno del gioco. Tra l'altro ci fa vedere anche il suo arco, molto molto carino. Di qua il contenitore delle frecce. E infine da quest'altra parte, no, non voglio vedere le sue mani sporche, voglio vedere la freccia. Guardate qui, la freccia infuocata. Per ora questa skin è sicuramente sul podio tra tutte quelle che abbiamo visto del Supercell Make. Lasciatemi piace se la vorreste anche voi all'interno del gioco. Ma c'è anche la concorrenza con Bo Dragone, anche questa qui molto molto carina, e dal modello 3D rende molto di più. Guardate qui che corazza. Questo qui è il contenitore delle frecce, anche se in effetti non ci sono. La freccia non è che mi faccia impazzire, perché a differenza di quella lì di prima non è infuocata, ma è molto possente il suo cappello e il suo arco. La Bea gentile carina non esiste più, perché diamo il benvenuto a Cyber Queen Bea. E fidatevi che è molto molto arrabbiata, per non parlare della sua ape. Guardate qui che faccia brutta, completamente arrabbiata. Anche il vestito è molto molto particolare, è super futuristico, e dobbiamo stare attenti a non farla arrabbiare nel caso l'aggiungessero nel gioco e ce la ritroviamo in partita. E poi c'è lei, brawler epico Bibi, Wukong Bibi nello specifico. Almeno ora con questa skin mi sta un pochettino più simpatica, perché ormai lo sapete tutti quanti, la versione di base di Bibi con la sua gomma da masticare non è che mi faccia impazzire, mi fa sempre arrabbiare tantissimo la sua super. Ma se introducono questa skin, sicuramente Bibi mi starà molto più simpatica. Guardate quanto è bella, e non ha più una mazza da baseball, ma solamente una specie di lancia. Non è che mi faccia impazzire questa cosa, secondo me andava lasciata la mazza da baseball, anche la coda. E questa qui è la sua corona. E concludiamo in bellezza con Nita Famosa. Eh sì, abbiamo anche l'orso che fa da guardia del corpo. Io onestamente non scherzerei con Nita Famosa, perché fidatevi, l'orso lo vedo molto molto arrabbiato. Guardate qui che spalle larghe, tra l'altro c'è anche la coda che spunta fuori dal vestito. Ma concentriamoci proprio sulla skin di Nita, classico logo di Brawl Stars sul cappello. E poi abbiamo una reazione e anche il simbolo della connessione scarsa. Ok, ci sta questa skin. Tra l'altro guardate la collana, è come la gemma di Brawl Stars. E a proposito di gemme, mi raccomando, inserite il codice Kazu KZU ogni volta che acquistate le gemme oppure le offerte. Ciao!